Completamento e potenziamento infrastrutturale ferroviario a Manoppello Interporto e della piastra logistica di Saletti e Fossa Cesia. I lavori di potenziamento nei porti di Ortona e Vasto, la ZES Abruzzo fa bingo e si appresta a mandare a gara tutti i progetti del PNRR. Gli ottimi risultati illustrati oggi dal commissario di governo Mauro Miccio in una tavola rotonda a Pescara. Ma direi che la cosa principale è che intanto tutte le opere PNRR affidate al commissario di governo sono state realizzate nella parte di gare e addirittura alcuni cantieri sono stati aperti. Due, abbiamo parecchie aziende interessate a partecipare con investimenti privati. La cosa importante è che gli investimenti privati sono considerati dalla legge istitutiva delle ZES di interesse pubblico e quindi indifferibili e urgenti. Quindi un investitore privato che vuole ampliare la sua azienda, vuole creare una nuova azienda, avrà questa possibilità. Terzo, i confronti li facciamo spesso. Noi abbiamo avuto 35 incontri in questo anno, anno e mezzo, e questi 35 incontri abbiamo incontrato più di 300 aziende. Di queste ben 160 hanno fatto investimenti e daranno occupazione a quasi 400 persone. Anche sul fronte infrastrutturale, la presenza di FS e Merce Italia questa mattina è il segno che anche su questo c'è un passo diverso. Guardi, noi ci siamo sempre confrontati e collocati in una logica di parti dello Stato, RFI, Gruppo Ferrovie e in particolare Merci Italia che si occupa della logistica, che è la grande scommessa nella quale stiamo lavorando, è il primo degli esempi di questa collaborazione. L'abbiamo già avuti con altri settori dello Stato, cominciamo in maniera fattiva anche con loro. Risultati accolti con estrema soddisfazione anche dal ministro della Made in Italy Adolfo Urso, che nel giorno del suo compleanno ha voluto essere comunque presente a questo importante appuntamento. Che finalmente è tornata l'Italia del fare, l'Italia che realizza nei tempi dovuti e che innesca meccanismi di sviluppo, un caso di successo, un modello da portare esempio in Italia ovviamente, ma anche in Europa. Se ne stanno accorgendo tutti. Ah, sui fondi del PNRR, rispetto anche alle dichiarazioni del suo collega Fitto, dalle notizie di questa mattina, a che punto siamo? Beh, oggi abbiamo pubblicato quei capitoli su cui siamo intervenuti. E abbiamo raggiunto una piena intesa con la Commissione per rivederli ai fini di raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi prescritti e credo che sia anche questo un esempio evidente che avevamo ragione, che il PNRR poteva essere cambiato d'intesa con la Commissione per utilizzare appieno le risorse nei tempi dovuti su capitoli, su investimenti che abbiano un effettivo, significativo impatto sociale e produttivo.